Va ora in onda, viaggiare sicuri e informati. Nuovo appuntamento con Viaggiare Sicuri e Informati, aggiornamento di mercoledì 8 marzo 2023. Nepal. Si è verificato negli ultimi mesi un incremento significativo dei casi di morbillo nelle aree della città metropolitana di Nepalguni, nella provincia di Lumbini e in alcuni distretti del Nepal occidentale e Nepal orientale. Si raccomanda a tutti i connazionali di tenere alto il livello di attenzione e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali. Federazione Russa. In presenza di un qualsiasi provvedimento esecutivo nei confronti di cittadini stranieri, in particolare in materia di obblighi alimentari, il Servizio Federale di Sicurezza russo non consente ai debitori di entrare nel territorio della Federazione né di lasciarlo. È possibile che il divieto di entrare o partire dalla Russia sia imposto anche senza alcuna notifica formale da parte delle autorità locali e che l'esistenza del divieto sia nota soltanto alle guardie di frontiera che la comunicano durante il controllo passaporti. Si suggerisce pertanto a chi ha o ha avuto contenziosi pendenti di verificare la presenza di eventuali provvedimenti esecutivi sul sito del Servizio Federale Russo degli Ufficiali Giudiziari. Il sito è fssp.gov.ru ed è da tenere presente che, anche qualora il debito sia saldato, l'informazione viene trasmessa alle autorità di frontiera dopo alcuni giorni. Pertanto si suggerisce di attendere almeno una settimana dopo aver effettuato il pagamento prima di entrare o uscire dalla Russia. Per quanto riguarda gli spostamenti, considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia, si raccomanda ai connazionali presenti nel paese di valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di lasciare il paese. Le carte verdi, note anche come carte internazionali di assicurazione dei veicoli a motore rilasciate dalle agenzie di assicurazione dell'Unione Europea, non saranno più valide per l'ingresso e la circolazione in Russia a partire dal 1 giugno 2023. Dalla stessa data cessa la validità delle carte verdi rilasciate in Russia per l'ingresso e la circolazione nell'Unione Europea e nella Svizzera. Si consiglia pertanto di acquistare la polizza RCA dello Stato che si intende visitare prima dell'ingresso nel suo territorio. Sta diventando progressivamente più difficile spostarsi per via aerea dalla Federazione Russa verso l'Italia e altri paesi terzi. In particolare, si registra in questi giorni un vertiginoso aumento del costo già elevato dei biglietti venduti dalle compagnie aeree e si ha notizia di lunghe code in alcuni valichi di frontiera che collegano la Federazione Russa con alcuni paesi confinanti. In considerazione del permanere della chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa disposto dall'Unione Europea lo scorso 27 febbraio, si raccomanda fortemente a tutti i connazionali presenti in Russia di programmare il più possibile in anticipo gli spostamenti verso l'estero. Coloro i quali hanno l'esigenza di lasciare la Federazione Russa sono invitati a munirsi il prima possibile dei biglietti disponibili presso le compagnie commerciali. Dal 5 marzo la Federazione Russa ha adottato misure restrittive per l'uso di media e social media. Anche eventuali dichiarazioni a titolo privato postate sui propri account potrebbero avere conseguenze rilevanti. Pertanto si raccomanda massima cautela nell'uso di questi mezzi di comunicazione. Si suggerisce di mantenere un atteggiamento improntato alla prudenza e di evitare ogni forma di assembramento. Si raccomanda infine di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa. Grecia, ultimo aggiornamento, a seguito del tragico incidente ferroviario sono in corso in Grecia diverse manifestazioni di protesta non limitate ai principali centri urbani ma diffuse in tutto il paese. Non potendo escludersi disordini si raccomanda di evitare gli assembramenti e di esercitare cautela qualora ci si trovi inavvertitamente nelle vicinanze di dimostrazioni. Si raccomanda inoltre di esercitare particolare cautela e di programmare adeguatamente gli spostamenti nella giornata di oggi, mercoledì 8 marzo, poiché sono previste diverse manifestazioni e uno sciopero generale che avrà ripercussioni sul funzionamento dei trasporti, inclusi autobus, navi e treni. Si lamenta infine che è possibile rimanere aggiornati sulla convocazione degli scioperi consultando il sito apergia.gr. È tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati.